Buongiorno e buona domenica, amici di Super G, America. Domenica, grosso domenica sabato. Sette, grosso sabato sera per Gianluca. Buongiorno a tutti, oggi apro io. Buona domenica, torniamo da una settimana importante, una settimana di spurgo. Post Pasqua, come vedete Gianluca ancora non ha spurgato bene, o sicuramente avrebbe partecipato a qualche evento. Ieri sera dove sei stato? Ieri sera non mi ricordo esattamente. Ecco, vedi, non ricordare cosa si è fatti la sera prima, alle 8 del mattino. Già è tanto che uno si è svegliato, però... insomma, presumere una serata garibaldina. Vabbè, è così, niente di che. Ieri, Allora, ti spiego la serata. Niente di straordinario, siamo andati a mangiare una fettina di... Non so se hai mangiato mai il Basilosaurus, che è una cosa, una balena preistorica. Basilosaurus è uscito. Bravo, una notizia. Primo, una notizia, un pesciolone d'aprile. Era un pesce d'aprile, ufficiale. Che sono stati ritrovati dei resti sul Gran Sasso, un po' di stupore, incredulità misto, e poi insomma si è capito che ero un besciolone d'aprile. In realtà praticamente sembrerebbe... Le burle delle testate giornalistiche. Sembrerebbe che qualcuno che è arrivato da fuori regione per fare un picnic sul Gran Sasso abbia portato degli arrosticini particolarmente grandi, con delle, come si dice, delle stecchette, come si dice, particolarmente grandi. Questi poi sono stati un po' bruciacchiati, ritrovati, qualcuno ha pensato sono dei fossili, no, erano delle bacchette non autoctone, comunque vabbè. Niente, quindi il mistero rimane là, ma noi andiamo con notizie certificate, qualificate, sottoscritte anche da Stellina, che è un grande ricercatore di notizie curiose, lui è un uomo curioso. Assolutamente sì, sono il ricercatore ufficiale delle notizie di caffè e latte, perché piace leggere, poi insomma vado girovacchiando su vari siti dove buttano delle notizie, diciamo, particolarmente curte. Vero, tutto vero. Allora, c'è da dire che questa settimana, essendoci stato il primo di aprile, c'è sempre il rischio di prendere qualche granchio. Ma noi partiamo ad esempio con la prima notizia, dove guardate qua, 2 aprile, quindi abbiamo scavallato il primo aprile, non dovremmo essere a rischio bufala. Insomma, esatto. è una testata seria. E in Giappone c'è un paese dove tutti potranno probabilmente avere lo stesso cognome, soprattutto se si continuerà ad adottare il codice civile risalente alla fine del 1800, che impone alle coppie di scegliere un unico cognome. Tu immagini di andare in giro per Teramo e salutare tutti Odice, il cognome del nostro Stellina. Praticamente, come sta il fatto? Potrebbe verificarsi, stando a questa tendenza, nel 2531 in Giappone, dove nei prossimi 500 anni tutti i cittadini potrebbero chiamarsi Sato. Lo afferma un nuovo studio condotto da Hiroshi Yoshida, professore di economia dell'Università di Tohoku, che difficilmente riconosce un cambio di passo se il Giappone continuerà ad adottare il codice civile risalente alla fine del 1800, che impone alle coppie di scegliere un unico cognome. Sato è il cognome più diffuso in Giappone, come se dicessimo Rossi, per dire, in Italia, no? Quello Esposito, insomma, in Campania, o magari Fumagalli dalle parti della Lombardia, non saprei. E rappresenta l'1,5% della popolazione totale. Secondo un sondaggio del... Secondo questo è un po' mangioglia. Secondo un sondaggio del 2023, seguito da Suzuki, Sato è il cognome più gettonato in Giappone, più popolare, seguito da Suzuki al secondo posto. La Suzuki fa sempre seconda, come infatti una azione di Sato, ha detto il ricercatore al quotidiano giapponese. Quindi non solo praticamente sarà scomoda la faccenda, ma minerà anche la dignità individuale, portando anche alla perdita del patrimonio. Ma io non capisco se lo sei a fare apposta oppure la di oggi ti rimane tranquillo. Può succedere, sto dicendo. Comunque, secondo i calcoli, il rischio è che nel 2531 in Giappone le coppie dovranno scegliere quale cognome condividere quando si sposano, ma nel 95% dei casi la donna rinuncia al proprio cognome, e quindi rischiamo di essere in Giappone tutti Sato. Sato e Suzuki, secondo in classifica.
95%. Vabbè, allora notizio, tu non sei preso dalle no, cose. No, va bene. Comunque, vabbè, questa era una notizia per iniziare. Assolutamente. Però secondo me si creerebbe caos. Cioè, tu immagini entra una città, cioè medio piccola, anche medio grande, ma tu lo conosci Sato. Capito? Quindi, ma Sato chi? Sato chi? Sato. Sato. Tutti Sato. Chi ha Sato? Non lo so. Dove sei Sato? Dove sei Sato? Non lo so. Comunque, di fatto, tu pensa che il nome Sato è aumentato di 1,0083 volte, quindi ce ne sono quasi, insomma, aumentato di un pochino, dal 22 al 20, dal 2022 al 2023, quindi c'è una tendenza a salire, che andando tanto di questo passo, praticamente tra 500 anni quel cognome sarà quasi al 100%. Vabbè, questa è una notizia così, che diciamo... incorporava una serie di calcoli matematici che non vi stiamo a spiegare, ma che Stellina ha capito, perché lui ne sa, questo Stellina ne sa. Adesso attenzione, una notizia per non lo so, parliamo tu Stellina, che auto hai cambiato, l'auto ultimamente? Io sono un po' di non è grande, io già ho capito, però, che zona è un'auto abbastanza lussuosa, solo station wagon, però abbastanza lussuosa, ormai non stiamo a fare pubblicità, ma marchio tedesco, blasonato, importante, Stellina, ci voleva una stella. Quindi, vabbè, comunque. Senza fare troppi... Niente. C'è uno studio che parla della correlazione tra l'auto di lusso, quindi la passione per le auto di lusso, e il pene piccolo. Esisterebbe una correlazione? C'è anche uno studio scientifico. Non è il mio caso. Cosa dice la scienza? La scienza. No, non è uno stereotipo, dice il sottotitolo. Secondo una nuova ricerca, guidare una macchina costosa potrebbe realmente compensare chi è meno dotato. Ah. Capito? Affari altrui. Per la gran parte dei maschi avere un pene grande è sinonimo di virilità, ma se per la donna è una questione legata unicamente al piacere, per l'uomo può diventare una propria ossessione. In alcuni casi può sfociare anche in un disturbo di dismorfismo corporeo, cioè quando vedi una parte del tuo corpo particolarmente, diciamo, poco sviluppata. Sì, o sviluppata male, ecco, diciamo, quindi deformata. Un disturbo molto serio associato all'ansia, che causa una visione distorta di sé, pene compreso, ok? Come diceva una canzone, il pene mi genera delle pene, insomma, e io non stavo bene. Te ricordi una canzone di Elio e le storie tese? Elio e le storie tese. In altre parole, alcuni uomini temono così tanto di non essere abbastanza dotati da soffrire di forte stress. Così, per compensare le piccole dimensioni percepite del proprio pene, alcuni uomini acquistano auto di lusso. Vorrebbero farlo se il portafogli lo permettesse, ovviamente, perché trovano in questi oggetti un adeguato sostituto, uno stereotipo culturale sul quale abbondano non solo battute e barzellette, ma anche studi scientifici. No. Ebbene, proprio dalla scienza... È proprio una cosa che può succedere davvero. Sì, proprio dalla scienza arriva la conferma ufficiale che questo cliché non è una semplice diceria infondata. Praticamente l'University College of London, te la faccio breve, te la faccio corta, diciamo. L'University College of London ha dimostrato che lo stereotipo dell'uomo meno dotato con un debole per le auto di lusso si fonda su una verità psicologica. Secondo questo nuovo studio preliminare, non ancora sottoposto a revisione paritaria, gli uomini valutano le auto sportive come più desiderabili quando credono che le dimensioni del proprio pene siano inferiori alla media. In sostanza, non stiamo dicendo che tutti quelli che hanno un'auto sportiva devono compensare, però c'è ci sarà che sottolinea questa 2, correlazione. 3% che c'è questo problema. Esatto, questa correlazione. Ma può succedere. Che tra l'altro... Beati loro che possono bere questi macchinoni. Che tra l'altro, io dico, scusatemi, ma non solo siete meno dotati, prendete pure l'auto più veloce, perché arrivate prima. Io lo sconsiglio comunque. Però vabbè, magari c'è un fatto di sentirsi più desiderato anche dalle donne. Tu che ne pensi? Ma non è che ne penso. Come si è chiamata la dismorfologia? No, dismorfia. Dismorfia? Dismorfismo corporeo è quando tu hai una visione distorta del tuo corpo. Allora, questo è un problema. Problema, però compensarlo con il dio danaro oppure con...
diciamo, facendo sfoggio di cavalli, nel senso a livelli, diciamo, di motore, di auto, mi sembra. Allora uno, se si dà a comprare una cosa grossa, va a fa l'asino, va a fa l'asino, si può dire. Allora, si compra una barca, no? Bella barca. Dici, una bella barca, però la barca non può andare dappertutto. Un trattore, una meditrebbia. Certo, ma infatti meditrebbia, trattore. Un camion, no, uno si compra un camion. Hanno sempre il loro fascino. Peraltro costa più. Un cane, una bitumiera. Tra l'altro hai citato tutta una serie di mezzi che costano ben più di una macchina sportiva. Appunto, se uno c'ha possibile, se è uno scavatore, vai, esco con lo scavatore. Comunque, un po' scomodo da parcheggiare. Voglio dire, adesso tiriamo fuori dall'equazione. Qua c'è una purtroppo. Lei ha fatto dei bagordi. Il dismorfismo dello sgabello. Dicevo, praticamente. Dove sei stato ieri sera? Non mi ricordo una luce, mi ricordo che c'è una scritta. Lampeggiante. Comunque, fa vedere se ce l'ho patente un po'. No, ce l'ho, ok. Dicevo, toglila. Hanno capito la regia che sta donzellando. Tra l'altro adesso sta arrivando anche il nuovo codice della strada, quindi insomma... Altra modifica. Una modifica sofisticata. Dicevamo, ragazzi, attenzione perché ci può essere questa associazione tra l'auto sportiva e il dubbio che voi magari sotto abbiate qualcosa di meno di tutti i cavalli che sono sotto al collo. Quindi comprate le utilità. Capito? Non fate. Oppure se andate al primo appuntamento non vi presentate col macchinone pensando di fare colpo, perché potrebbe la ragazza essere esperta in studi scientifici, con la ragazza o il ragazzo, a seconda di chi uscite, della persona con la quale decidete di uscire, dicevo, può essere esperta in studi scientifici e farsi venire un dubbio, quindi chiedere, ma sotto il cofano, non della macchina, il tuo, come siamo messi? E qua mi casca l'asino, capito? Bisogna fare attenzione. Bene. Comunque. Cavalli, senti i cavalli? Ad ogni modo un consiglio. Ad ogni modo un consiglio per gli amici che pensano o soffrono per, insomma, la paura, l'ansia di non essere abbastanza dotati. Se dovete proprio spendere dei soldi per l'acquisto di un'auto, comprate un'auto meno costosa, con la differenza, quello che avanza, potete fare qualche piccolo intervento per l'allungamento, l'ingrossamento, perché ho un amico che mi ha detto che si possono fare questi interventi. Si è informato. Non sono io, un amico fuori dal giro televisivo. Salutiamo, noi gli vogliamo bene. Vai. Io, amico, ho fatto stupisci, così. Vai e stupisci. Dicevo, un amico. Poi per ragioni televisive, mentre facevo un amico, la telecamera si è girata e è venuto un amico, ma non è cos'era per dire. Sono effetti della video, sono ragazzi effetti video, capito? Tra l'altro parlavamo di Turchia per sistemare i capelli, capito? Comunque va bene. Adesso attenzione, andiamo in Germania, dove l'Adidas, conosci l'Adidas tu? Come no? Che è la famosa azienda che produce capi di abbigliamento sportivi. Vieta la vendita delle maglie con il numero 44 perché è troppo simile, vista la grafica dei numeri utilizzati per il futuro mondiale, quindi per la nazionale tedesca, assomiglia troppo alle due S delle SS durante il periodo del nazismo, ecco. Quindi hanno scelto una grafica per i numeri che è particolarmente stilosa, geometrica e via discorrendo, solo che è un po' infelice quando vengono accoppiati due numeri 4 perché assomiglia un po' alla doppia S delle SS. Allora la Germania, per sensibilità rispetto a questa tematica, e l'Adidas hanno deciso di evitare la vendita della maglietta della Germania con il numero 44. Ok, sì. Quest'anno tra l'altro ricorre il 70° anno di sodalizio tra l'Adidas e la Germania come nazione alla quale l'Adidas fornisce le magliette e le divise. Tra l'altro tu che sei un esperto di sport, ti faccio due domande così a bruciapelo. Prima cosa, il 44 è stato mai indossato da qualche importante giocatore? C'è qualche giocatore importante di calcio che indossava il numero 44? Assolutamente, ricordiamo il famosissimo Perugia del presidente Gaucci, in cui c'era un giocatore Gatti, che non è l'attuale, di quello della Juventus, ma Gatti aveva proprio il 44. Lì però, dato da non sottovalutare, dato curiosità calcistica, in quegli anni c'era la Galex,
che era proprio Gauccio Alessandro, che era il figlio del patron Gauccio, okay, che aveva creato questo brand sportivo, che adesso è scomparso. Qualche anno fa qualcuno aveva tentato di tirarlo su, però poi è che Gauccio adesso sono stanziati in America Latina per note cause. Per ragione, diciamo. E quindi, però era simpatico che quando c'erano le telecamere col numero 44, logicamente troviamo gatti. Ok, ok. Che 44 comunque, gatti. Comunque diciamo... comunque diciamo... Non è da poco, però ecco, nella fattispecie dell'Adidas proprio è stata, diciamo, fatta ad hoc una cosa, perché la tipologia di grafica del numero ricordava moltissimo, quindi è stata da subito vietata. Non penso che ci siano in giro maglie con quella grafica lì, perché insomma è abbastanza inquietante. Non è inquietante, però con da quando è stata vietata qualsiasi pubblicazione nazista, ecco. Certo, assolutamente. No, c'è da dire che la grafica dei numeri, adesso noi vediamo il 44, sembra un pochino stilizzata. Sì, non è carina, però nel senso, con numeri differenti, il 10, insomma, i numeri più canonicamente sulle magliette da calcio. La grafica, ci saranno gli europei, esatto, quest'estate, ha un quindi bello andiamo stile. Incontro a delle novità grafiche. Anche l'Italia è tornata ad indossare il blasonato marchio dell'Adidas, quindi quest'anno sono già in vendita le magliette dell'Italia col nuovo logo e tutto Adidas, quindi... E in effetti volevo chiederti questo, perché tu che sei un esperto, qui c'è scritto che c'è stato questo sodalizio durato 70 anni tra il brand e la nazionale di Germania. Mi pare di capire quindi che sia stato un sodalizio che ha dato luogo a una continuazione di collaborazione lunga 70 anni. Sono 70 anni, ha scelto sempre di mantenere Adidas, a differenza dell'Italia. Esatto, perché l'Italia invece l'Italia ha cambiato molti brand. Ricordiamo che ha cambiato sicuramente, c'è stato varie volte, sai, Adidas, Puma... Questi sono quelli più ricorrenti. E tra l'altro, curiosità, per chi non lo sapesse, Adidas e Puma sono fratelli. Praticamente sì, diciamo che i proprietari hanno delle compartecipate. Così, diciamo che sono nati insieme. C'è anche un documentario da qualche sicuramente parte. Sicuramente Alias è più forte della cugina minore, però. Certo, però va bene. Qual è la tua maglietta preferita della nazionale italiana invece nella storia, così a memoria? Beh, di quale sicuramente mondiali dell'82 è quella, insomma. Non mi entra, però ce l'ho. Ce l'ho. Va bene, quella del 2006 ce l'hai? Assolutamente sì. Va bene. Alla grande, va bene. Anche il 2006. Il 2006 ti entra però, perché 82 eri piccolino, mi rendo conto. Va bene. Ho tutte e tre. Adesso facciamo un cambio perché... Anzi, vi voglio dire che il 20 di giugno sarò in quel di Gelsenkirchen. A vedere la partita Italia-Spagna. Gli europei, il girone... dell'Italia, giocheremo con la Spagna, io sarò presente, io vado sempre, la partita... Ma tu giochi? No, che gioco, però ecco, quando abbiamo vinto l'ultimo europeo ero presente ai quarti di finale, l'abbiamo portato a casa, quindi io devo andare come amuleto. Ma diciamo vai a portare fortuna? Assolutamente sì. Interessante. E adesso invece ti porto a un'asta. Sei stato mai ad un'asta? L'asta tosta! No, vabbè, si ricollega alla notizia di prima dell'auto. No, ti porto a un'asta perché abbiamo detto correlazione tra auto sportive e complessi, diciamo, di inferiorità in termini soldi, di virilità. Soldi. Ma se volete conquistare una donna e magari la vostra ansia è quella di non piacere alle donne, potete anche scegliere quest'altra strada, quella di acquistare un prestigioso zaffiro blu del Kashmir all'asta per la modica cifra di 370.000 euro. Ah sì, vai! Tutta vita! Così, anziché comprare un'auto sportiva, comprare un bel
un bell'anellino, ambito ambito da numerosi collezionisti, ok. Dopo una lunga battaglia tra clienti al telefono e in sala, perché sai quando sono le aste c'è qualcuno presente in sala e qualcuno in collegamento da remoto, ha raggiunto l'eccezionale risultato di 370.000 euro inclusi i diritti ed è stato acquistato da un importante compratore newyorkese, New York. Ok, proviene dalla prestigiosa regione indiana del Kashmir, a nord-ovest della catena dell'Himalaya. Himalaya. Sì, dell'Himalaya. Io non voglio commentare. Non fare confusione. Io non voglio commentare. Male che legge lui, non leggo io. Ok, 4,61 carati. E vai. 4,61 carati, il peculiare colore blu vellutato che è il più ricercato e apprezzato. Sono queste le caratteristiche principali del protagonista della straordinaria aggiudicazione che ha contraddistinto l'asta dei gioielli organizzate da Aste Bolaffi, quelle di Franco Bolli. Bolaffi, bravo. A Torino, un anello con un prestigioso zaffiro blu del Kashmir ambito da numerosi collezionisti e via discorrendo. Comunque, 370.000 euro, questo è l'anello con questo zaffiro blu, che ne pensi? Ti piace? Beh, sicuramente un bell'anello. Da parte mia una cifra da capogiro inarrivabile, 370.000 euro. Comprava una casa, un'altra casa, una macchinuccia, stavo tranquillo. Questo è comprato l'anello, è ben... Buon per lui, ma lo regalerà sicuramente, oppure se è un collezionista lo mette... Lo collezionerà, ma infatti io mi domando, con un anello così che cosa fai? Lo colleziona? Andare in giro con 370.000 euro? Sarà uno, lo mette nelle classiche teche, ogni tanto se lo riguarda. Comunque ti do anche... Un investimento, non so come si può definire, quando uno compra sicuramente le capacità economiche sono... Ben più ampie, sicuramente. Ti do due curiosità a margine: che il gioiello in origine era privo di certificazioni che ne accertassero la provenienza, però ci sono state indagini gemmologiche, perché sono esperti gemmologi, ovviamente, che sono state incaricate dall'azienda che si occupava dell'asta, presso il SSEF di Basilea, ne hanno ufficialmente confermato la provenienza, quindi assolutamente dal Kashmir, a nord-ovest della catena dell'Himalaya. Quest'area è particolarmente importante in quanto nella seconda metà dell'Ottocento fu scoperta una piccola miniera ricca di zaffiri di straordinaria bellezza, poi sfruttata intensamente solo per pochissimi anni per volere del Maharaja, poi è rimasta lì evidentemente. Se fai un salto magari ancora qualcosina trovi. Comunque, questo gioiello insieme ad altri prestigiosi lotti hanno trainato una vendita storica per la Maison torinese Bolaffi, con oltre 2,4 milioni di euro, che ha messo a segno un record per il dipartimento appunto legato ai gioielli, 2 milioni e mezzo circa di euro. Che ne pensi? Sono tantissimi soldi, ma Bolaffi è esperto in queste cose. Insomma, non male. Non sono dei pivellini, ecco, di primo pelo, come si direbbe. Sono gente, insomma, professionale, insomma, che... Insomma, un bel numero. E adesso al volo, vado Bolaffi. E adesso ho trovato una notizia al volo che ti può interessare, perché proprio di qualche giorno fa, non l'avevamo trovata, ma ci è capitato sott'occhio, la leggiamo. Titanic, la porta che ha salvato Kate Winslet, è stata venduta all'asta per oltre $718.000. Ti ricordi tu Titanic come finisce? Con lei che sta sulla porta, che galleggia, e lui che sta in acqua rischiando l'ipotermia, mentre tutti, poi insomma, cosa peraltro sopraggiunta, mentre tutti, bella porta, mentre tutti si domandavano, ma ci stavano tutti e due sulla porta, perché non è salito? Si potevano salvare entrambi, esatto. Invece lui andava così, il film era scritto così. Comunque quella stessa porta ha ottenuto l'offerta più alta, superando la frusta di Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto. È piaciuto di più. E l'ascia di Jack Nicholson in Shining, che sono state acquistate rispettivamente per $525.000 la frusta e $125.000 l'ascia. E invece la porta è stata venduta per $718.000. Che ne pensi? Dico che sono sempre cifre da capogiro per oggetti che secondo me sono per collezionisti, gente del ramo, perché la porta, insomma, dove si è attaccata
Kate Winslet. Io a casa ce l'ho tutte le porte, non ce l'ho fatto niente. Beh, certo, infatti. Poi la porta è pure scopo, questa sarà pesante, una porta di metallo, no? No, una porta per galleggiare probabilmente sarebbe stata di legno, ma detto questo, lo stesso reperto, quindi la porta utilizzata nel film, era basata come concetto, come idea, sul più famoso completo pezzo di detriti recuperato dalla tragedia del 1912. Quindi tra i detriti che erano stati recuperati dopo il naufragio del Titanic c'era una porta. Questa porta ha ispirato James Cameron per insomma creare questa scena finale in cui Kate Winslet, nella pellicola del 1997, si salva, mentre Leonardo DiCaprio purtroppo niente, non si salva. Anche altri cimeli cinematografici hanno attirato l'attenzione dei collezionisti, che hanno acquistato il timone della nave, il lampadario a soffitto, gli arredi, la scatola con l'ascia antincendio d'emergenza, il registro della velocità della sala macchina, il costume di Leonardo DiCaprio e il vestito di chiffon di Kate Winslet, chiffon, venduto per $125,000. La cifra più alta però è stata proprio la porta, diciamo, offerta per la porta, ok? Perché uno c'era bisogno di una porta importante, dici, mo mi prendo la porta del Titanic. Capito? Ma la domanda che uno si fa prima di andare in pubblicità, una volta che il collezionista ha comprato questo cimelio, come se la porta? Andiamo in pubblicità. Andiamo avanti. E torniamo dagli studi di Super J, domenica 7 aprile, andiamo spediti verso l'estate, verso il caldo, verso il costume, verso la spiaggia. L'ho detto, manica corta. Non voglio togliermi la camicia, vedi, si comincia pure a acciaccare, perché la camicia si è stancata, capito? Vabbè, comunque, qualche istante fa stavo redarguendo Stellina, che in pubblicità stava al telefonino. Allora, dico questa cosa perché siccome lo volevo portare a cena con me, rischio di non portarlo, perché Stellina mi farà perdere la bottiglia di vino. Perché a Verona, se posi il cellulare... No, voi sapete che ogni tanto vado a vedere notizie, Però... mi viene una curiosità che esce, no? Certo, ti informi, lo so, ma infatti sei sempre sul pezzo. Devo vedere, Sei sempre sul pezzo. Tra l'altro, a proposito di essere sempre sul pezzo, Stellina, che è un appassionato sportivo e sempre sul pezzo dello sport, prima parlavamo e facciamo anche le congratulazioni a Yannick Sinner, che ha conquistato un altro importantissimo trofeo. Numero 2 al mondo, quindi grande soddisfazione. Grande soddisfazione, ci è venuto in mente mentre parlavamo Belli della maglietta, come si direbbe qui a Nubelli, io vado. Hai visto tanti bei complimenti che gli ha fatto a Serena Williams? Serena Williams, secondo me gli piacesse, come si da chiappa Serena Williams. Che fa? Che ti fa? A tennis? Come una cazzata. Ma no, ma parliamo di tennis, non parliamo mica di cose. Comunque dicevo che non ti posso portare a cena con me a Verona, perché? Dove c'è un ristorante che è tech free, quindi libero dalla tecnologia, letteralmente, che vuol dire che se tu lasci il cellulare, quindi lasci il cellulare lì negli stalli per il cellulare, e non lo tocchi, non lo utilizzi durante la cena, loro ti regalano una bella bottiglia di vino. Capito? Lasci il cellulare e prendi la bottiglia. Tu, io ho già la contromossa, ti porti due telefoni, uno io lo lasci, uno te lo tieni. Tu dici la possibilità. Comunque, c'è di più. Il telefono ci lavora. Vabbè, che vuol dire? A cena, durante la cena. Al condominio si chiama il ristorante, c'è di più. Ogni piatto del menù prende il nome da ironici stereotipi di alcune tra le tante figure che si ritrovano in ogni palazzina della città scaligera. Ok? Praticamente. Però è bello. Il condominio, questo è il nome. Nella società di oggi, in cui le persone sono costantemente connesse le une alle altre tramite i propri smartphone, c'è qualcuno che ha deciso di andare controcorrente. Stiamo parlando di una nuova attività che è stata aperta recentemente a Verona e che può essere definita tech free, il ristorante al condominio, dove ogni piatto prende il nome di un noto personaggio stereotipato legato a qualsiasi condominio della città scaligera, rappresenta un vero e proprio human-centric restaurant. Il loro main concept: se posi il cellulare, per te il vino è gratis. Ok? Se posi il cellulare, per te il vino è gratis. E poi, insomma, c'è tutta questa situazione legata all'ambiente, se vogliamo, condominiale, all'idea di qualcosa di familiare in qualche modo. E il vino è gratis per chi posa il cellulare. Ok? La sfida, per lo più, è per i millennials.
mentre per gli over 45 sono risultati più restii a mettere da parte il telefonino. Secondo me, ti faccio una domanda. Vabbè, intanto ti dico qualche piatto del nome, perché abbiamo detto che sono stereotipati. Gli antipasti sono quelli del primo piano. Tra i primi piatti c'è il giardiniere, le comari, i morosetti, la spiona è un secondo, la betonega e la matta. E tra i desserti ci sono la siora e al tiramisù la veccia di sotto. La veccia di sotto. E via discorrendo. Quindi diciamo che ad ogni pietanza è stata riservata una figura mitologica da presente, diciamo, da palazzi, da condominio. Ecco. Esattamente. Comunque dicevamo Lupicchia in Giscia, la vecchia signora, la vecchia di sotto. Dicevo che comunque i ragazzi sono risultati più propensi a lasciare il cellulare per prendere una bottiglia di vino, invece i grandi... Capito? Non ti è piaciuta l'idea. Adesso mi domando, secondo te... Perché i grandi hanno possibilità economica, dico, il telefono... La serie, io ti pago il vino e il telefono... Ah, io ce l'ho, certo. Fanno come stelline, fanno come stelline, io ci lavoro. Però, io ce l'ho, adesso sono un businessman, esatto. E serve il telefono, vabbè. Allora, l'importante però, adesso lo dico, perché se andate in questo ristorante e lasciate il telefono e prendete il vino, dopo, innanzitutto... Innanzitutto una cosa che potrebbe fare uno, andate, io andrei con 3-4 cellulari, che io dici lavoro per darmi 3-4 bottiglie, giusto? Così secondo come hai detto tu, cellulari a gogo aiosa. In seconda istanza, attenzione, perché dopo che avete posato il 3-4 cellulari, avete preso 3-4 bottiglie di vino, uscendo potreste anche fare confusione, fare qualche chiamata che ne so che non dovreste fare, via discorrendo. Tutto è possibile. Ad ogni modo, se tu andassi in questo ristorante, ok? Che cosa mangeresti? Ti dico, gli antipasti puoi scegliere tra quelli del primo piano, il giardiniere, le comari e i morosetti. Che cosa scegli? Quelli del primo piano. Perfetto. Per il secondo abbiamo la spiona, la betonega e la matta. La matta. La matta. E per il dessert, abbiamo la siora e la veccia di sotto. La veccia di sotto. Perfetto. Quindi, che cosa mangiare? Quindi non lo so, non l'hai spiegato, però praticamente secondo la matta, tutta questa ordinazione. Allora, ti posso dire che il tiramisù, che la veccia di sotto è un tiramisù, il resto non è specificato. È già quello. Però un primo, secondo e un dolce. Però io non conosco. Un'altra cosa che però ti domando, attenzione, come si fa a capire che poi magari il vino sia veramente incluso? Perché se io ti faccio 2 euro di più il primo, 2 euro di più il secondo, 2 euro di più il dolcetto, alla fine il vino. Sicuramente è una trovata commerciale ben studiata, logicamente ci sarà un ricarico di qualche euro in più sugli altri piatti che verrà proporzionato, diciamo, all'omaggio, tra virgolette, del vino, della bottiglia. Del vino, vabbè, capisco. E allora, se non vi dovesse piacere l'idea di andare in un ristorante, lasciare il cellulare e stare in compagnia delle altre persone in una bella sala affollata come un condominio, con prodotti, o meglio, con pietanze che ricordano i nomi dei personaggi tipici di un condominio, potete sempre andarvene in una casa isolata. E se volete potete anche acquistare la casa più isolata al mondo, venduta per 100.000 euro in Norvegia. Che ne pensi? La casa più isolata al mondo. Che okay. Per uno, per qualcuno che vuole, diciamo, stare da solo, può acquistarla, anche se il prezzo mi sembra anche abbastanza esoso. Tu dici, essendo isolato, allora ti dico che la dimora più isolata al mondo è stata acquistata da Andreas Baroy e da sua moglie Mona Bruce Baroy. Il prezzo di acquisto è equivalente a circa 100.000 euro, ma non è l'unica casa simile, ecco dove si trovano le altre, lontane, lontanissime dai rumori della città, totalmente immerse nel silenzio della natura. Sono le caratteristiche di alcune tra le case più isolate al mondo. Tra queste c'è quella che, forse, tra tutte racchiude in sé questo status. Si trova a Skalmen, sulla punta occidentale della Norvegia. È l'unico modo per arrivarci attraverso il mare, dopo aver preso due traghetti diversi oltre una barca per oltre 6 km di viaggio. Quindi due traghetti più una barca e arrivi a Skalmen. Quella che gli stessi media norvegesi hanno identificato come la casa più isolata in assoluto è salita appunto agli onori della cronaca. Ha raccontato l'uomo che ha acquistato questa casa
che hanno trascorso molte vacanze in questa zona nel corso degli anni, hanno pescato molto vicino a Scalmen, quindi l'offerta di acquisto era quasi diventata obbligatoria, si sono appassionati e tra le idee anche quella di restaurare del tutto il faro in rovina presente sulla piccola isola norvegese, costruito all'inizio del Novecento. Oltre agli edifici circostanti, una curiosità, a Scalmen i visitatori non sono ammessi tra maggio e fine luglio, anche perché l'isola è una riserva ornitologica, quindi degli uccellini. Che succede quindi? Non soltanto questo posto è isolato, ma in alcuni mesi è proprio irraggiungibile alle persone che non hanno la residenza lì. Esistono altre dimore in Islanda e in altri posti, insomma, soprattutto nel nord Europa. Proprio quindi, per staccarti dalla realtà. Che, oh, sì, esatto, per sarà bellissimo, da... sarà silenzioso, però. Boh. Allora, forse non è un bosco per me, le mie aspettative di casa sono differenti. Ti mostro un'immagine comunque del luogo. Questa è un'immagine di Scalmen. Scalmen. Come lo vedi? Come lo vedi? Ah, abbastanza isolato, Se un po'. Si alzi il mare sono bitter box. Vabbè, e ti faccio vedere anche... Questa è Scalmen, quella lì. Sì, ti faccio vedere anche un posto, invece qua siamo in Islanda. Ecco, già questo sto più sicuro, perché l'altro lo vedo un po' meno reparato. Diciamo, sì, questo è un po' più, sembra una conca. Questo qua puoi fare anche due tiri a pallone. Di là invece... L'altro mi faceva era un po' inquietante. Non solo, qua se ti metti a favore di Pendio la palla ti torna pure indietro. Ma puoi giocare anche da solo. Puoi giocare anche da solo. Che non ma è qua male. Qua anche con un motocross, non lo so. Invece queste siamo qua, l'ultima immagine che ti mostro, siamo in Scozia. Questa è già più carina, ruscelletto, questa sembra la casa del mulino bianco. Sì, vabbè, ma non è nemmeno dissimile da quello che potremmo trovare in alcune zone dell'Abruzzo, per dire. Non so, esatto, non so. Ma quella la prima mi sembra abbastanza inquietante, perché un luogo perfetto per un omicidio, diciamo. No, però cioè, qui veramente non c'è neanche un centro abitato. Cioè, solo questa, Sì, questo è tutto. Questo è tutto? Sì. Cioè, questa se casa... uno si sente male. Niente. Sei spacciato. Probabilmente quello accanto è il vecchio faro, insomma, cose del genere. Però, come posso dirti, un luogo... Non è entusiasmante. Poi riserva ornitologica lì, c'è in mezzo all'acqua. Vabbè, che gli uccellini vanno a nidificare evidentemente in queste aree, diciamo così, verdi. Comunque, vabbè. Non lo so, non sono esperto. Non è per te, non è per te. Questa piccola, le altre potrei andare un paio di giorni. Ci possiamo ragionare. Va bene, cambio di notizia. E allora, se non vi piace nemmeno la casa isolata... No, non è che non ci piace, sono status di vita. Casa isolata, pure qua in cima a Granza. Voglio dire, se non vi piace la cosa così isolata... No, se mi piace un posto così isolato, potete andare in Francia, dove c'è un bel tunnel sotto il carcere. Quindi, come dire, potete stare in carcere in isolamento per conto vostro, se non vi piace. State in mezzo alla gente, ma state per conto vostro. Allo stesso momento c'è un tunnel, voi potete scendere al tunnel e vi andate a fare una passeggiata in giro per Parigi, insomma, per la zona... che più preferite. A fare la scoperta è stato un tecnico del gas intervenuto su una strada che costeggia il penitenziario parigino La Santé. Praticamente ha scoperto questo tunnel sotto il carcere, c'è anche un letto praticamente. Evidentemente qualcuno utilizzava questo diciamo riparo per qualche ragione tecnica magari legata, oppure cercava di far diciamo evadere qualcuno. La speranza che qualcuno arrivasse con un tunnel. Praticamente una galleria sotterranea fai da te e un letto. È stato trovato letteralmente sotto il carcere della Santé a Parigi. A fare la scoperta è stato un tecnico del gas intervenuto in un pozzo per connessioni elettriche a livello del numero civico 93 della Rue de la Santé, che costeggia l'omonimo carcere. La notizia diffusa su un sito francese è stata confermata da fonti della polizia. Il tecnico ha segnalato alle forze dell'ordine di aver trovato buste piene di calcinacci, e un letto. Lo scavo era lungo diverse decine di metri e si estendeva in direzione della prigione, fino all'angolo della adiacente Boulevard Auguste Blanqui. Il commissariato del 14° arrondissement ha aperto un'inchiesta, ok? Quindi, capito, come dici tu, magari qualcuno stava scavando nel tentativo di... fa scappare qualche amichetto, perché sai, i calcinacci, il letto, magari qualcuno scavava, si riposava, riscavava, portava via i calcinacci. Che ne pensi?
La chiave può essere di diversa lettura, cioè o qualcuno che aspettava che arrivasse qualcuno, o al contrario qualcuno che scavava sapendo che... Sapendo che poteva arrivare, insomma, lì. Comunque... Sicuramente, da come... Se la foto è questa, da come è stato fatto, sicuramente c'è stato del lavoro. Ma... No, non credo che la foto sia esattamente questa, perché è troppo bella, diciamo, troppo bella, cioè, questo punto. Cioè, questa è abbastanza strutturata. Questa una, esatto. Addirittura c'è anche scritto immagine rappresentativa creata con intelligenza artificiale. Ah, no, diciamo, vabbè, quindi a livelli... ciao. Però diciamo che il concetto quindi, è un tunnel diciamo, più artigianale. Cosa. Diciamo che il tunnel poteva servire a... Ah, comunque, questo a ve lo lasciamo a voi. Visto che parliamo spesso di carceri, di come diciamo, di problemi inerenti alla legalità. Esattamente, ti faccio questa domanda. Se tu dovessi evadere da un carcere, come faresti? Che tecnica utilizzeresti? Sicuramente quelle... non passando attraverso le sbarre. Tu dici per ragione... Per ragioni ovviamente tecniche. Però non lo so, spero che non avrò mai la possibilità di sperimentare questa cosina qua. Vabbè, 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 dovesse succedere, una soluzione la troviamo, dai, per tirare fuori Stellino. Lo dico perché non si sa mai. Allora, tu sai che ultimamente, grazie alle telecamere, spesso gli autori di alcune bravate, se così le vogliamo chiamare, ce ne sono state alcune anche a Teramo, ultimamente, ad esempio, dei busti lungo i tigli. L'hanno presi. Non nella fattispecie di Teramo, però in alcuni casi le telecamere hanno aiutato. Tra l'altro a Teramo qualcuno si domanda, perché essendoci delle telecamere in giro, se sono operative o non sono operative, non lo sappiamo, speriamo che comunque vengano pizzicati gli autori dei vari danneggiamenti fatti ai danni di alcuni busti che sono lungo i tigli della nostra bellissima cittadina. Ma detto questo... Facevo questo preambolo per dire che alle volte vengono pizzicati. È il caso di un giovanotto che a Manerba del Garda è stato pizzicato a rubare gli addobbi del Giro d'Italia e il sindaco ha postato le foto sui social, visto che aveva le foto, le immagini di questo bravo giovanotto. Ma poteva farlo? Non so, il sindaco Mariotti ha condiviso su Facebook le immagini di una donna che ha portato via in tutta tranquillità il simbolo della corsa a tappe, che il prossimo 19 maggio, quindi la notizia è di qualche settimana fa, attraversava la località in provincia di Brescia. E quindi maggio, capito, non arriva già allora. E diciamo, scusami, hai ragione. Stiamo... la tappa del Giro d'Italia che arriva ai Prati di Tiro. Pensavo a marzo. E qua noi passa il 9, mi sembra il 9. Ho detto una fesseria, infatti, ripeto, ieri sera non mi ricordo bene. Però... Dicevo che succede? Che questa donna ha preso il logo della il logo rosa del Giro d'Italia, l'ha portato via serenamente e evidentemente si è pizzicata e il sindaco ha postato le immagini dicendo se riconsegna quanto rubato non verrà denunciata. Adesso non sappiamo se la donna ha rubato scientemente o pensava che fosse qualcosina che si potesse in qualche modo prendere. Forse si chiamava Giorgia. E quindi non si chiamava Giovanna, capito? Non lo so. Gli serviva una girosa, qualche pezzo. Non lo so. Poi la donna... Gianna, capito? La donna ha preso questo logo che rappresenta un ciclista stilizzato. Gina, la Gina. E la foto è finita sul sito 6 di Manerba 6, come quelle pagine Facebook, con l'immagine pixelata della donna, ma che spiega esattamente quello che è successo. E il post del sindaco che dice se la donna riconsegna il simbolo che venga sistemato di nuovo dove deve stare per il passaggio del giro il 19 di maggio non succede niente. va bene lo stesso sindaco, capito? Quindi la comune decorazione è stata sottratta durante la domenica di Pasqua e non vorrei che la donna pranzo magari ricco particolarmente anche di bottiglie di vino si è alzata in preda ai fumi dell'alcol. Non lo so però che ne pensi? Secondo me era per qualche manifestazione attinente, perché quello mi sembra che è una G con un segno di una bicicletta. Sì, diciamo che è una bicicletta stilizzata, quindi ti faccio vedere. Perché praticamente logo del Giro d'Italia, vedi? Ti faccio vedere, posso avere Christian in... Esatto, praticamente è una bicicletta stilizzata, in quella fattispecie però era tutto rosa, ok? Sì, poi sì, ogni sì, anno sì. viene...
cambiato leggermente, ma più o meno eccolo qui. Quindi questo qui. E quindi che succede? Che lo facciamo vedere anche ai telespettatori da casa. Tutto rosa l'omino in bicicletta, quindi questa sorta di infinito di otto messo sdraiato. Forse è un appassionato, una collezionista di loghi. Ci sono i collezionisti di gare ciclistiche, di segnali, capito? Quindi che ne sai, che ne sai? Non si sa. Va bene. A proposito di rubare, Allora, che la rubrica del furto, a un uomo è stato rubato il MacBook. E siccome il MacBook, già l'abbiamo detto in altre occasioni, diciamolo a chi non lo sa, è un computer portatile. Esatto, un computer portatile della Apple, che come tanti dispositivi di questa nota marca ha la possibilità di essere localizzato in qualunque momento dal proprietario, laddove il proprietario abbia attivato questa opzione sul proprio dispositivo. Quindi nel momento in cui voi avete attivato questa opzione sul dispositivo, sia il telefono, sia il computer, sia un altro device, se questo device viene portato via a vostra insaputa, potete geolocalizzarlo anche se il computer è spento, il prodotto è spento e via discorrendo. Questo è stato fatto da un uomo di Atlanta. Ok, da non confondere con Atalanta, che è Bergamo. Vedo? Che ha localizzato questo computer in un mercatino delle pulci di Atlanta, ma non lo trova. Arriva l'aiuto dai social, utilizza la potenza del segnale. Che vuol dire? Vuol dire che lui è arrivato, guidato da questo segnale in questo mercatino dell'usato, in questo mercatino delle pulci. Il cellulare gli dice che il suo computer si trova lì, ma non sa geolocalizzarlo in maniera proprio esatta al centimetro, c'è se vogliamo. Scarto dei si sa, secondo le nostre insomma notizie già date in precedenza, che almeno in Italia, probabilmente negli Stati Uniti il meccanismo è lo stesso, se non si ha la certezza proprio geografica della posizione dell'oggetto, quindi se non si sa esattamente dove sia, non si può intervenire, perché non è che la polizia può girare tutto il mercatino alla ricerca di un computer, perché andrebbe a disturbare insomma l'attività di tanti onesti lavoratori, e quindi non si può intervenire. Laddove si sapesse qual è il negozio esatto e il luogo dove si trova il computer, la polizia può intervenire. Questo accade anche da noi in Italia, e quindi l'uomo ha cercato aiuto al web, che gli ha detto: prova a vedere se grazie alla potenza del segnale riesci a prendere il massimo della potenza e quindi essere molto vicino a questo device. Ok, a te è mai capitato di aver utilizzato la funzionalità di ritrova il tuo device? Tantissime volte, minimo una volta a settimana mi perdo le cuffie, sempre della notissima marca. Ok. Logicamente, grazie alla funzione dove, proprio dove, mi dice: guarda, le lasciate là. Non so se stanno in macchina, se stanno a casa, e so, dopo mi so orientare. Di solito ho ritrovato dopo circa 6 mesi. Infatti l'ho ricomprata. Ma cosa? L'hai ritrovata per caso, quindi dopo 6 mesi? Sì, dentro una giacca di una tuta, poi quelle si erano logicamente scaricate, quindi il segnale non c'era più, quindi l'avevo date per perso. Ma questa cosa... Poi un giorno ho messo la tuta e ho ritrovato le cuffie, già ce n'avevo un'altra in quest'altra. Quindi mano. Hai dovuto... Quindi attualmente ho 2 cuffie. Quindi attualmente hai online due coppie di cuffie. O l'hai vendute? No, che ho vendute. Ok, ciao. Vabbè, dicevamo, una cosa importante è questa, ma non può essere pericoloso, nel senso, tu lasci per esempio le tue cuffiette nell'auto della tua amante, perché tu, non so se lo sapete, Stellina è un amante. Amante religioso. Non è vero, però penso tutti questi device. Immagina che un uomo o una donna è stato magari a fare una cosa che non doveva fare con un amante, o semplicemente è stato in un luogo dove non sarebbe dovuto essere perché per svariate ragioni, e lascia lì il proprio device o perde il proprio device. Non può essere pericoloso. Assolutamente sì. E anche la privacy un pochino qua ne soffre. La privacy ne soffre, logicamente. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Uno fa queste, diciamo, bravate, si deve assumere le proprie responsabilità. Va bene. Allora, essere attentissimo. A proposito di responsabilità, abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato di un treno il cui macchinista aveva bevuto, quindi era sotto l'effetto dell'alcol, di un aereo in cui il insomma. Chiudiamo con adesso una notizia. Un collega che adesso parliamo di un macchinista in Spagna che finisce il turno, se no sta finendo la puntata, prendiamo la notizia che è anche in linea con questa faccenda. Finisce il turno
e se ne va. Tu dici fino a qua, vabbè, ci sta, a finire il turno. Finisce il turno, se ne va. Però decine di passeggeri sono rimasti bloccati sul treno, perché non è che ha finito il turno, ha fatto scendere i passeggeri e se n'è andato. Ha finito il turno e se n'è andato proprio. Neanche nessuno si è preso la briga di informare i passeggeri del fatto che sta finendo il turno, che sono rimasti sul treno, lui ha finito il turno, se n'è andato e ha chiuso il treno, come si dice, con la chiave, come si chiede, col telecomando, insomma, bloccata, e le persone sono rimaste a volte rimango basito, cioè lui finisce il turno, ok, ma questo treno aveva altre fermate. Praticamente un viaggio da incubo per i passeggeri di un treno Renfe lungo la tratta Madrid-Leon. Sono stati abbandonati sul treno nella piccola stazione di Shangun senza un apparente motivo. La vigilia era quella del Giovedì Santo. Nessun guasto, nessun problema tecnico, semplicemente il macchinista aveva finito il suo turno lavorativo e se n'è andato. E come se, per capirci, immaginiamo, per ingrandire anche il raggio, per non parlare sempre di zone locali, prendiamo una cosa più ampia, Bologna Pescara, no? Che è facile, tutti capiscono. Parte il treno da Bologna verso Pescara, all'altezza di Ancona, finisce il turno il macchinista, lui scende e se ne va e lascia il treno fermo lì ad Ancona. I passeggeri erano basiti, capito? E ho detto Ancona per far capire a tutti, però è peggio perché la stazione era più piccolina, magari Ancona si trova anche un sostituto. Invece in una piccola stazione come potrebbe essere Senigallia, ma anche più piccolina, Civitanova qualcosa, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, magari non si trova un sostituto che possa prendere il treno e portarlo a destinazione. È strano che abbia abbandonato così il treno senza dare notizie. È così. Sicuramente c'è un problema tecnico a livello fisiologico, fisico, interiore, familiare. Cioè, nessuno si è preso la briga di informare i passeggeri, eravamo bloccati lì a circa 60 km di distanza dal capolinea. Mancava mezz'ora per raggiungere Leon, ha dovuto aspettare più di due affinché Renfe autorizzasse il trasporto in autobus, per capirci. Quindi alla fine l'ultima mezz'ora l'hanno fatto in autobus. Lui aveva lavorato 88 minuti di troppo il macchinista e a causa di un precedente incidente la legge impediva loro di permettergli di continuare a guidare il treno per un periodo più lungo e dovuto scendere. Allora, cioè, se anche la legge è dalla sua parte, e purtroppo i passeggeri devono capire che se la legge è così... È così, niente, è scelto. No, va, niente. Adesso che succede? Noi ce ne andiamo, io devo andare... Dove vai? A fare. Voglio andare in Bondà, me l'hai detto tu, devo andare in Bondà. Allora va bene, allora andiamo in montagna, ragazzi. Yeah. La linea Mauro Ascelli e il Mediocafone, noi ci vediamo settimana prossima. Un saluto da Ascellina. Primavera, ragazzi. Gianluca Pirannunzi, linea al Mediocafone. Buona domenica, buona domenica. Ciao. Ciao Stellina, ciao Gianluca, un saluto e una buona domenica a tutti gli amici di Super J. Guardate che bella vista che vi faccio vedere oggi sulla città di Teramo e il mare dietro. Guardate che bello, tempo bello, alta pressione, anticiclone africano, sole, caldo, giornata da andare, per andare in montagna, soprattutto in montagna, al mare anche, però al mare diciamo che c'è un po' l'inversione termica nella giornata di oggi, farà più caldo in montagna che al mare ci sono sempre i bassi strati di umidità, di fresco, c'è l'arietta del mare, la brezza, l'umidità e insomma si sta chiumando in montagna. Ma la settimana incomincerà allo stesso modo, lunedì sarà una bella giornata di sole, calda, però poi da martedì avremo un po' di fastidio, c'è una perturbazione atlantica che si stacca da tutto il resto del movimento atlantico, andrà a colpire prima il nord e poi scenderà giù nel Mediterraneo. E a noi diciamo che più che altro ci porterà un po' di instabilità. Ma martedì avremo un po' di velature sparse, tra mercoledì e giovedì un po' di pioggia, soprattutto nelle zone interne, e un po' di instabilità che dovrebbe rimanere anche per il resto della settimana, soprattutto sulle zone interne, quindi sicuramente avremo più sole al mare. Temperature che scenderanno un pochettino, ma sempre sulla ventina, 20, 21, 22. Io ragazzi vi saluto. Ci rivediamo domenica prossima sempre su Super J. Ciao!